Buongiorno mister. Allora ci troviamo a stretto giro di posta, sono due partite avvicinate in casa, ma fortuna tra virgolette di non dover fare una trasferta, quindi non doversi stancare magari di trasferirsi da qualche parte, però insomma due partite avvicinate così impegnano sicuramente la squadra. Facciamo quindi il punto della squadra, anche se magari, non lo so, è presto per sapere se stanno tutti bene. Io domani sera può cambiare qualcosa. Ma il destino quest'anno ha voluto il calendario, forse un calendario un po' particolare. Abbiamo tutte le trasferte lontane all'inizio, cioè c'è Marco adesso benemente pari tra poco, e questo turno infrasettimanale meno male che abbiamo in casa, e questo un po' si può dire che in primis sono stati fortunati. Poi sul discorso di chi sta bene e di chi non sta bene, probabilmente al momento di oggi qualche dubbio me lo scioglierà di più, perché comunque ieri abbiamo fatto lo scarico e sono al di là di quelli che non hanno giocato. Sicuramente nel mio pensiero di partita qualcosa cambierò, uno perché Sciaudone è squalificato, quindi di conseguenza è un turnover, l'abbiamo già fatto, se si può dire turnover, se si può parlare di turnover. Però in campo secondo me scenderanno sempre i migliori, quelli che stanno bene, quelli che ci daranno le garanzie per fare un'altra prestazione di alto livello. E, diciamo che per quanto riguarda la partita, torno brevemente alla partita con il Brescia, perché nel dopo partita è sembrato di vedere due partite diverse, no? Da come l'hai descritta tu e da come l'hanno descritta dall'altra parte, soprattutto gli allenatori. Era molto incavolato di non essere riuscito a fare la prestazione forse che voleva, però non ti voglio far fare polemica, ma lo capisco. Cioè, sei sempre molto equilibrato queste volte. Ma lo capisco, ma è giusto che sia così. Siamo solo qui a Spezia che siamo abituati più bene, nel senso che io sono molto critico quando devo essere critico. Se troppo. Sì, ma non è un problema, sono così. Io dico le cose come stanno, sono molto schietto, l'avete capito ormai, no? Certo. Tutti l'hanno capito. Nascondo che a me non mi piace nascondermi dietro a qualsiasi alibi. Però lo capisco perché comunque il Brescia è una squadra che ha sempre fatto gol, tanti gol. Ecco, noi ormai tirato in porta, quindi posso capire la sua diciamo arrabbiatura, perché hanno giocato un buon calcio ma non sono riusciti a fare quello che sanno fare e che hanno fatto i soldi. Quindi anche merito lo Spezia, che chiaramente che se non riuscito a dire fatti non importa il Brescia, ha trovato una squadra di fronte compatta, solida come siamo noi, molto equilibrata come siamo noi, con degli spunti diciamo individuali nostri importanti, però non sono stati troppo tanto decisivi perché abbiamo fatto qualche errore di troppo sotto l'aspetto tecnico, ma hanno trovato di fronte una squadra che sa cosa voleva. Quindi è difficile essere lì quando trovi di fronte a una squadra che è ben messa in campo, è tosta, determinata e al picco, che sappiamo bene cosa significa giocare qui contro una squadra, ripeto, il Brescia che ha trovato una squadra forte di fronte a sé, non pensavano di trovare una squadra più forte. Cos'è che deve migliorare la tua squadra anche in vista delle prossime gare? Hai già un po' accennato, sappiamo cosa vuoi di più. Sì, no, ma adesso mi collego al tuo giudizio, i giudizi delle volte non sono uguali, no? È lo stesso discorso che io leggo sui giornali, noi veniamo a due prestazioni opache, leggo molto dai, mi dicono tanti tifosi, oppure i giornali, ma non è vero, bisogna essere realisti nelle cose, bisogna guardare bene, noi col Carpi non abbiamo fatto questa roba, non abbiamo fatto una grande prestazione col Carpi, c'è niente da fare, e se è arrivata la sconfitta non si può però mettere insieme la sconfitta di Carpi e la sconfitta di Avellino, perché sennò sbagliamo i nostri obiettivi, no? E allora cerchiamo di essere un po' più equilibrati in tutte le cose. Quindi abbiamo vinto contro il Brescia, abbiamo perso con l'Avellino, abbiamo perso il Carpi, ma col Carpi non meritiamo assolutamente perdere. E abbiamo giocato molto meglio col Carpi a livello tecnico che con il Brescia. Ma lo sappiamo, ogni partita fa stare a sé. L'importante è che la squadra rimanga squadra, che non abbia l'obbligo di vincere. Lo Spezia non deve avere l'obbligo di vincere, lo devono capire tutti. Questo è un concetto, devono capirlo tutti. Noi non abbiamo l'obbligo della vincita, noi non siamo, fra virgolette, una squadra come quella del Verona, ok? Non siamo una Verona e non dobbiamo essere, ed è giusto che sia così, perché ci sono un budget talmente clamorosamente proprio
E allora non abbiamo l'obbligo di vincere, dobbiamo fare bene le nostre prestazioni, dobbiamo mettere in campo le prestazioni vincenti, cioè ricercare la prestazione vincente, questo lo fanno noi, perché poi il nostro gruppo è ambizioso, il vostro allenatore, l'allenatore è ambizioso, la società è ambiziosa, i tifosi sognano benissimo, benissimo, questo lo accettiamo tutti, però bisogna non avere l'obbligo di vincere, perché questo è la Serie B. Noi siamo come tante squadre di Serie B, ma abbiamo dei valori che tanti non hanno, però per far esprimere quei valori lì bisogna giocare ad alta intensità e quindi bisogna ricercare quella prestazione di alta intensità. Poi sul livello tecnico è chiaro che alcune partite spero di farle migliori, perché di sbagliare magari meno a livello tecnico, di giocare un po' di più, dove alcune partite magari non torno a mettere l'avversario. Questo fa una parte del gioco, quello che rimaniamo equilibrati, che si ha un equilibrio, ok, durante la gara, che se c'è quella di attaccare si attacca, quando si deve difendere si difende, e non c'è quella disparità, ok, che delle volte magari condiziona anche il risultato. Mister, come giudichi la giornata di ieri delle partite di Serie B, dove hai fatto il tempo del Cardi, e il Cardi aveva fatto 10 gol per un tempo qua aperto? Abbiamo appena detto, no? Cioè ieri il Cardi, prima del tempo, visto neanche fa la posta, visto spaccarmi, cioè 10 gol, calcio è calcio così, è successo al Cardi quello che è successo a noi con due anni. Perfetto, quindi una giornata che ad oggi insomma ci vede insieme a tante altre squadre però in posizione importante. Ci potrebbe essere la possibilità vincendo di migliorarla ancora. Arriva però un Cittadella che stranamente ha fatto dichiarazioni veramente brutte nei confronti della classe arbitrale, sono rivolte alla Boni, sei preoccupato di questo loro sfogo di fatto poi su un episodio che conoscendo regolarmente era corretto. Allora, io parto sempre dal principio che quando si giocano due partite ci sono alcune volte, e siamo uomini di calcio e noi lo sappiamo bene, che alcune decisioni, che poi delle volte sembrano che siano sbagliate ma non sono neanche sbagliate, alcune decisioni possono favorire una squadra o l'altra a seconda di come viene interpretata, ma noi siamo uomini di calcio, sappiamo, e noi a Spezia lo sappiamo bene, okay? Perché l'abbiamo toccata con mano tante volte, okay? Però bisogna essere sereni, bisogna avere sempre fiducia nella classe arbitrale, perché ogni partita è una storia a sé, e quando noi, parlo di allenatori e tutti quanti quelli che compongono, diciamo, fra giocatori, società, vediamo che l'arbitro è il migliore in campo, siamo tutti contenti, siamo tutti vincitori. Quindi dobbiamo solo cercare di aiutare più possibile anche la classe arbitrale a far sì che la gara scivoli nella maniera giusta e senza metterci troppe tensioni, ma questo non vuole essere una critica. È un consiglio che voglio dare a tutti, perché è capitato a tutti, non è capitato solo a Cittadella, che magari di avere un momento un momento così, ripeto, noi ne sappiamo qualcosa e anche abbastanza pesantemente, però non stiamo lì troppo a cercarci alibi. Si va in campo, il Cittadella è una buona squadra, il Cittadella gioca bene, il Cittadella non concretizza oggi quello che concretizzava all'inizio, ma il gioco è rimasto uguale, la mentalità è la stessa, quindi è una squadra che bisogna prendere con le pinze, ma soprattutto bisogna avere rispetto, perché se non fai una prestazione di alto livello con il Cittadella sicuramente non vincere fai fatica, e quindi per noi è un'occasione che si crea per cercare di battere il Cittadella e cercare di scavalcarlo, è un'occasione che bisogna sfruttare al meglio possibile. Arbitro, l'arbitro di Cesena era un altro che è in Serie A oggi, che sapeva che era bravo, come tutti gli altri, quindi era una provocazione. Sì, ma non accetto la provocazione, perché anche Pezzuto mi dicevate che era una provocazione, ma Pezzuto ha fatto un'ottima partita, mi dicevano tutti che era chissà cosa. Ogni partita è una storia, quindi non stiamo sui luoghi comuni, perché questo, perché l'altro, perché ce l'ha con me, non ce l'ha con nessuno. Gli altri li abbiano per fare il meglio possibile, come noi giocatori. Allenatori e giocatori cercano di fare il meglio possibile. Allora, deciso che questa volta sul cambio di modulo, hai detto ma le partite, questa volta oggi pomeriggio vediamo in campo se.
pizza e chiaramente bisogna valutare bene oggi la rosa a disposizione. Poi sul discorso del modulo, ripeto, non cambia nulla, l'importante è che ci mettiamo in campo i migliori in assoluto, che sta chi sta bene, poi se gli esterni sono affaticati si cambierà il modulo, perché comunque non avendo gli esterni si cambierà il modulo, ma non devo cercare le nostre, soprattutto ricercare le nostre certezze. Le nostre certezze sono che abbiamo vinto 2-0 con Brescia, con il 4-3, abbiamo perso a Valti, quindi se abbiamo avuto la nostra mentalità, se dovessimo giocare 4-3-1-2 dobbiamo passare alti, non cambia nulla, dobbiamo accompagnare la situazione, dobbiamo giocare più in verticale, dobbiamo essere più cinici quando ci capita l'occasione di andare a fare gol. Mi permetto di dire questo perché comunque il modulo cambia solo nella disposizione in campo, ma voi non ci fate caso delle volte, ma il nostro 4-3-1-2 è sempre 4-3-1-2, perché comunque l'esterno va sempre dentro ogni tanto, anche se con il Brescia abbiamo deciso di tenere più aperti per un semplice motivo, perché loro sulle fasce, secondo me, i due terzini hanno due terzini che si devono attaccare nell'uno contro uno e nella profondità. Sì, infatti, dicevo proprio questo, i centrocampisti la dimostrazione finalmente che un centrocampista è da segnare, comunque è un chiaro. Abbiamo rotto il ghiaccio. Adesso abbiamo rotto il ghiaccio. Adesso Dac è andato vicino, giusto perché l'altro giocatore non aveva fatto gol, adesso mi aspetto il gol da qualcun altro, però se fa gol la Granoce, se fa gol Nenè siamo sempre più contenti, se fa gol Piu siamo contenti, se fa gol Pocherelli o chi sia siamo sempre contenti, perché sono il nostro terminale d'attacco che finalizzano il lavoro di squadra, come loro lavorano di squadra per difendere in una certa maniera, dobbiamo essere bravi noi ad aiutare a finalizzare meglio di squadra chiaramente, e quando fanno gol loro per noi è sempre bello. E quella maturità ora abbiamo avuto la controprova, perché non c'è stato da parte di Brescia, diciamo, una risposta, e sulla maturità stiamo continuando a lavorare sul fatto di come è successo a Berlino quel gol che ha ammazzato la squadra. Ma più che maturità io starei molto attento ai giudizi, che settimana scorsa ho letto dei giudizi un po' troppo pesanti e non veritieri sull'aspetto della personalità della squadra, di qualcuno, e non mi è piaciuto assolutamente, perché quando tu vedi una squadra come la Spezia, che comunque è cambiata molto, fra virgolette, quest'anno, è più giovane, e comunque i risultati sotto l'aspetto del temperamento, su quello che deve fare la Spezia, ok, e rivediamo sempre che non ci mette sotto nessuno, e quindi la personalità della squadra ne ha fin troppa, e sono molto contento, perché se ne avessimo da terzi capitano, dal capitano, io parto sempre dal capitano, a tutta la squadra una mentalità, una personalità spiccata, certi risultati non riesce a fare, non c'è da fare. E la maturità sì, dobbiamo aspettare un po', perché comunque di tanti infortuni avuti, fra virgolette, di giocatori di un certo spessore, che stanno rientrando, chiaramente lì si va a crescere quello che è la maturità della squadra, ma la maturità spero che non arrivi mai, perché significa che c'è sempre da migliorare, c'è sempre da voler fare qualcosa in più. Sì, ok, no, infatti il discorso è quando si parla di Avellino dobbiamo sentire alla fine di una parentesi, di una prestazione sotto tutto. Infatti, cioè, il discorso di quel frangente parlava di poca prestazione sotto tono, sono d'accordo, ma la personalità, cioè bisogna stare attenti a parlare, ok? Come io devo stare attento a comunicare a voi alcuni concetti importanti, bisogna che stare anche voi o chiunque sia attenti a dire quando manca la personalità, perché è una cosa che io non accetto e che difendo a spada tratta la mia squadra, perché nessuno si può permettere di giudicare di personalità la mia squadra, nessuno, a parte me che l'alleno nessuno. Sì, ma infatti dicevo che quella partita non avrà mai stato come erano i soliti. Sotto tono, una partita sotto tono, quello sono d'accordo. Per quanto riguarda invece il Cittadino, allora loro mancherà un attaccante importante e cambia qualcosa. Cambia qualcosa in che senso, scusami? Cambia qualcosa per voi, per la partita, e come si svolgerà, perché si portano a...
dobbiamo sfruttare l'occasione il più possibile per cercare di vincere la gara. L'importante è che noi andiamo con quel tipo di atteggiamento, cioè io voglio che la squadra vada in campo sempre con quell'atteggiamento lì, con la mentalità sempre di provare a vincere, chiunque sia davanti di fronte, perché comunque noi abbiamo nella squadra le qualità per poter vincere contro il Cittadella, e questo dobbiamo metterci nella testa tutti. Poi l'obbligatorietà di vincere non c'è, non deve esserci, perché purtroppo questa ce l'ha solo chi ha una qualità superiore, però io qua cosa dell'Elas che comunque è di un'altra dimensione, battibile sicuramente, ma di un'altra dimensione. Però noi dobbiamo andare a scendere in campo con la giusta cattiveria agonistica, con il giusto intento di poter vincere contro Cittadella, ma per vincere contro Cittadella bisogna fare, ripeto, ricercare quelle prestazioni che dicevo prima di alta intensità. Faccio l'ultima cosa, prescindere dalla nostra partita, pensi che sia una meteora o considerare solo il campionato di Liberia? Ma non può essere una meteora Cittadella, perché vi spiego. Perché chi l'avete, io almeno fino a oggi, che ho visto giocare tante partite, è la squadra che gioca a calcio, che sa che ha vinto un campionato, ha mantenuto e rinforzato con degli elementi che non di spicco, ma rinforzato un gruppo solido, e gioca bene. In questo momento qui è una squadra che comunque non finalizza come divino, ripeto, non sta finalizzando o non è, diciamo, fortunata negli episodi come era all'inizio, che magari ogni tiro importa, ogni tre tiri facciamo un gol, perché vedendo le partite, comprese quelle di Perugia, loro fanno il gioco e gli altri vanno di partenza o fanno dei gol, chiaramente perché non è una squadra strutturata per andare in Serie A, diciamoci, che però per l'organizzazione di gioco e per come è strutturata la società, i tifosi e il posto, chiaramente è un Cittadella che ha meritato 18 punti e sicuramente ne merita qualcuno di più. Voglio fare una domanda sui singoli, non voglio sempre mai tanto parlare, però hai parlato a fine partita di Ocherelli, volevo chiedere però della buona prestazione di Dantovic, che ovviamente non è che era, diciamo, sotto i tetti, che il ragazzo non nasce qua ed avesse anche questa personalità, l'abbiamo visto veramente molto bene anche dal punto di vista della maturità, della personalità. Sta crescendo come tutta la squadra, perché io mi ricordo quando è arrivato Dantovic, è arrivato Granocci, è arrivato Signorelli, quando sono arrivati questi qui che non giocavano assolutamente, mentre qualcuno si allenava con le squadre, Dantovic c'era da solo e capite voi che si deve allenarsi da solo, che ci vuole del tempo, però è un guerriero come tutta la squadra, perché comunque non ha paura di niente, e questo per noi è di un'importanza fondamentale, perché ripetiamo, della personalità, di grande personalità, ecco perché dico che bisogna stare attenti a una volta di giudizi. Però anche lui, se la squadra ha degli atteggiamenti, riesce a essere bravo. Se la squadra non ha degli equilibri, non ha degli atteggiamenti, anche lui entra in difficoltà, come è successo magari qualche volta, perché comunque si vince e si perde la squadra, e noi dobbiamo cercare di vincere più volte possibile la squadra. Grazie, grazie ragazzi.